Al Museo di Roma in Trastevere, in occasione del 70° anniversario della fondazione dello Stato di Israele e ad un anno dalla scomparsa di David Rubinger, una mostra che ne ripercorre le gesta fotografiche. 70 le opere esposte. La comunità ebraica di Roma, insieme all'ambasciata di Israele, al comune di Roma, alla sovrintendenza capitolina, hanno deciso di celebrare i 70 anni della nascita dello Stato di Israele attraverso le immagini, gli scatti fotografici di un grande fotoreporter che è David Rubinger, scomparso lo scorso anno a Gerusalemme. Ebbene, David Rubinger è riuscito, attraverso la sua lunghissima carriera nei decenni, a restituirci un'immagine integrale di Israele, di questa nazione, di come si è costituita, delle battaglie che ha dovuto affrontare, dei momenti di gioia e di dolore, fatti di personaggi veri, umani, personaggi restituiti all'immaginario collettivo nelle loro vesti ufficiali, ma anche nei loro momenti più intimi, più domestici, come possiamo vedere alle mie spalle ci sono alcuni esempi. In occasione dei 70 anni della fondazione dello Stato di Israele e nell'ambito delle celebrazioni che la comunità ebraica ha voluto promuovere per raccontare questi 70 anni, ci sembrava doveroso organizzare e promuovere una mostra come questa. Ci sembrava doveroso perché Rubinger, il grande fotografo, le cui immagini oggi vediamo, non è stato soltanto un grande artista, ma è, secondo me, una icona, un modello, una capacità di cogliere attraverso le immagini con cui ha voluto rappresentare la quotidianità, le grandi contraddizioni, i dolori, le sofferenze, ma anche la gioia e la quotidianità di un paese così unico ed esclusivo come Israele. Un po' il modo con cui noi guardiamo ad Israele, noi ebrei della diaspora e noi ebrei romani fortemente legati ovviamente alla nostra terra. E per questo queste immagini le sentiamo nostre, con queste immagini abbiamo voluto ricordare lui e soprattutto festeggiare Israele. Per David questa foto è molto importante perché ci insegna, lui attraverso questo scatto, ci insegna il coraggio, e l'umiltà e ci insegna anche che si possono fare tantissime cose partendo anche dalle più piccole e sappiamo che cosa ha fatto Golda nella sua vita. E quindi dobbiamo essere tutti grati a David per questo che ci ha lasciato, perché io credo che queste foto appartengano a tutti noi e credo che noi dobbiamo fare buon uso proprio per questo messaggio di coraggio e di umiltà. Con la sua particolare sensibilità artistica e umana, David Rubinger è riuscito attraverso il suo occhio obiettivo a raccontare i grandi eventi della storia contemporanea, fatti di persone e di luoghi significativi, immagini reali raccontate nella loro semplicità, uomini, donne e bambini comuni, ma anche personaggi che hanno cambiato il corso della storia.